Il Molise è l'unica regione a non avere una legge urbanistica che stabilisce come e dove costruire. Ci stiamo lavorando, assicura l'assessore Roberto Di Baggio, ospite del telegiornale. Stupro di Capodanno, l'indagato si difende durante il faccia a faccia col PM, continuano le indagini. Donatella Di Stefano avvistata a Vasto, si cerca ininterrottamente la 42enne che domenica pomeriggio ha fatto perdere le sue tracce. Un'ancora di ghisa lanciata sulla folla durante la festa dell'uva, tragedia sfiorata a Riccia. Dopo mesi di indagini, i carabinieri denunciano un trentenne e un quarantenne di Salerno e Boiano. Riaprire le indagini sul delitto Pecorelli, a chiederlo è la signora Rosita, sorella di Mino, giornalista originario di Sessano, ucciso a Roma il 20 marzo del 79. Calcio Serie D, Molisana in campo nel turno infrasettimanale, Campobasso a Trivento contro il Sant'Arcangelo, alle Piane Liserni affronta la Recanatese dell'ex Siviglia, Lagnonese in Abruzzo contro il San Nicolò. Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleregione. Apriamo questa edizione del telegiornale parlando di temi di politica regionale, in particolare il Molise, l'unica regione, l'avete sentito dai titoli, a non avere una legge regionale urbanistica, quindi come costruire, con che criteri, chi può farlo. Ma parliamo di tutto questo, anche di tanti altri argomenti, come degli ultimi proprio provvedimenti che hanno approvato progetti importanti per le nostre città, con l'assessore regionale all'urbanistica e anche all'istruzione. Altre deleghe, peraltro ne ha avuta una in più. Buongiorno Roberto Di Baggio. Buongiorno a tutti, grazie. Benvenuto nei nostri studi, grazie a lei. Una piccola digressione allora. Ieri proprio sono state riattribuite le deleghe dal presidente Donato Toma. Nel suo carnet adesso c'è anche l'università, la ricerca e l'innovazione. L'unico che ha avuto una delega in più, non le è stato sottratto nulla, anzi ha un compito in più da svolgere. Ma ringrazio il Presidente, si vede che ho operato bene, anche perché a volte sia le deleghe sia l'assessorato si danno perché il Presidente ha la fiducia negli assessori, certamente questo è il motivo principale. Questa delega, come va, il motivo principale sia quello di completare la delega che già avevo all'istruzione, quindi rendere più completa la delega, dato che anche nelle commissioni a Roma i compiti sono uno sì, solo, perché a volte se noi ci troviamo nelle commissioni ad andare su due assessori, su due punti diversi, così limitiamo anche i costi. E c'è sicuramente più efficacia, questo è il pensiero del Presidente. Ma parliamo appunto dell'urbanistica. Noi non abbiamo una legge regionale, Assessore. Lei ha svolto già degli incontri anche ormai l'anno scorso, dobbiamo dire, quindi nel 2018, prima fase del suo mandato. A che punto siamo? Che tempi si è dato? Soprattutto con che criteri costruirà la legge sull'urbanistica? Beh, penso che il Molise non debba più aspettare su questo tema come tanti altri temi. Però sull'urbanistica, che è il volano generale di tutto, è quella legge, quella normativa che poi ti permette di organizzare il modello delle città e quindi il modello della regione. Sono anni che ci provano a fare questa legge, però non ci sono mai riusciti. Il mio impegno è nel breve periodo di farla e di farla in maniera seria e concreta e soprattutto per il bene dei molisani. Abbiamo già attivato dei tavoli di lavoro con gli ordini professionali, dove abbiamo fatto già un incontro sul regolamento edilizio tipo, successivamente quindi si passerà alla legge urbanistica. Tra l'altro negli anni era stato dato incarico all'Università del Molise di predisporre dei piani paesaggistici, che dopo anni e anni ancora non viene consegnato il lavoro, quindi sarà anche un'occasione per far sì che con la delega all'università e con la delega all'urbanistica questa cosa finalmente si trovi in soluzione. Si riesca a fare. Qualche giorno fa proprio la Giunta ha approvato un provvedimento importante, molto atteso, finanzia le piscine comunali di Isernia e Boiano, in totale quasi 4 milioni di euro, ma soprattutto, insomma, come dicevo prima, Assessore, c'era grande attesa per questi due progetti che per quei due centri, in particolare per il capoluogo di provincia Isernia, hanno un gran significato. Sì, abbiamo deliberato lo stanziamento di due grosse cifre importanti, una per Boiano, 1 milione 900 mila euro, che riguarda il centro sportivo Varazzi, e sì, l'altra la piscina comunale di Isernia in località Le Piane. Questo rientra nell'intervento dei fondi per il patto per il sud,
che è una linea di intervento a servizio delle scuole, quindi serve principalmente a migliorare, a completare l'offerta formativa dei nostri ragazzi. Basti pensare che il Molise è tra le maglie nere d'Italia, tra le tante che abbiamo, anche per quanto riguarda l'obesità infantile e quindi in fase adolescenziale. Questo anche con l'ufficio scolastico regionale, con la dottoressa Sabatini, abbiamo inteso migliorare e spronare anche il settore sportivo in ambito scolastico. Sì. E parliamo proprio di scuola, torniamo a ieri, il Consiglio regionale ha approvato il piano di dimensionamento, una programmazione da aggiornare, si è giunti, diciamo, forse anche un po' non in ritardo, ma insomma adesso era necessario farlo. I punti qualificanti brevemente di questo piano, assessore? Allora, in ritardo siamo oltre 5 anni di ritardo, quindi l'ultimo piano è stato approvato nel 2013. E noi sì, un po' di ritardo l'abbiamo fatto perché basti pensare, il ritardo principale è dovuto al ritardo stesso che ha avuto la provincia di Campobasso, in quanto ha avuto 2 proroghe. La procedura poi è un po' complessa prima della regione. Va bene così, perché l'importante era realizzare il piano, in cui l'obbligo principale è stato quello appunto di sanare questi 5 anni di grave ritardo, dove addirittura delle scuole e dei plessi scolastici sono trovati senza presidenza e quindi con reggenze di altri presidi. In questo, oltre che nelle commissioni dove partecipo, a volte uno dei criteri per l'attribuzione dei fondi è quello di essere in regola col piano di dimensionamento scolastico. Quindi l'obiettivo minimo, a volte uno quando non riesce per problemi di tempo ad ottenere il massimo, io mi accontento anche dell'obiettivo minimo, che è quello di avere un piano finalmente dopo anni, in modo tale che da oggi in poi possiamo lavorare anche con i sindacati e con tutti gli addetti ai lavori, con i genitori soprattutto, in modo tale da avere un piano di dimensionamento scolastico serio una volta per tutte e soprattutto quello che deve dare un'offerta formativa di qualità. Ciò lo potremo dare solo unendo i vari dati che purtroppo sono sempre in ritardo, quello dell'edilizia scolastica, quindi vedere dove realmente abbiamo le scuole sicure, vedere col piano dei trasporti che sempre abbiamo ereditato una situazione disastrosa, unire tutto ciò con il futuro dei nostri ragazzi è veramente l'obiettivo su che mi prefiggo io, ma soprattutto la Giunta e tutto il Consiglio. Bene, 2 ultime cose, parliamo anche di formazione professionale. C'è un bando che è in scadenza, scade, lei mi anticipava prima venerdì, è il nuovo catalogo della formazione professionale. Lei ovviamente si augura che ci sia una risposta, una grande risposta, ma anche di qualità, immagino. Sì, l'obiettivo principale, quindi dato anche nelle linee guida del bando, è quello di dare finalmente dei corsi di qualità e dei corsi che servono al territorio. La stessa cosa anche sulla formazione, il catalogo non veniva fatto penso da quasi 12 anni. Quindi in pochi mesi questa giunta è riuscita a fare queste cose che non si facevano da anni, quindi se ci danno anche un po' più di tempo, purtroppo oggi la... Vabbè, ce l'avete assessore, avete altri 4 anni. No, capisco che la situazione che viviamo nella nostra regione, nel nostro paese, ti porta ad avere quella fretta, però posso assicurare che stiamo lavorando tanto e stiamo lavorando bene, soprattutto su una situazione disastrosa, perché se oggi non c'erano problemi vuol dire che chi c'era stato prima di noi aveva lavorato bene e quindi era giusto che ci rimanevano loro. Questo è una breve parentesi. Era una parentesi, sì. Il catalogo formativo scade venerdì, mi auguro che ci siano progetti di qualità, i progetti veri che servono all'azienda e che non servono solo agli enti di formazione, ma servono soprattutto alle aziende che si impegnano nei progetti ad assumere dei lavoratori. Ho parlato con molte aziende, alcune figure non le riescono a trovare, sono stato anche a Genova e tra nord e sud alla fine i problemi sono quasi sempre gli stessi. Ovviamente nella nostra regione sono più amplificati, però posso assicurare che oggi il problema principale è quello di non
avere delle figure professionali valide, ma più che altro delle figure professionali che sono quello che cercano le aziende, e non quelle che cercano gli enti di formazione. Bene, chiarissimo. Un'ultima cosa, proprio un appuntamento: lei sabato mattina parteciperà per la Regione a questo convegno, insomma un evento particolare, Occhio alle truffe, all'Auditorium Unità d'Italia a Isernia. Di cosa si tratta? Perché è importante, anche questo coinvolge le scuole. Sì, questo è un evento importante dove ci ho creduto insieme anche al Consob, che ha organizzato tutta la manifestazione, un progetto nazionale che rientra nel progetto di finanza in palcoscenico. Questo vuol dar modo ai ragazzi che parteciperanno, quindi circa 800 studenti, che è la capienza poi dell'auditorium, di fare una lezione, quindi in maniera leggera, educativa, con un'opera teatrale, in modo tale da insegnare ai ragazzi a stare attenti, quindi proprio alle truffe che esistono nel mondo finanziario. Grazie all'assessore Roberto Di Baggio, abbiamo parlato di tante cose, purtroppo i tempi televisivi ha sempre 4 anni, assessore. Grazie ancora all'assessore regionale all'urbanistica Roberto Di Baggio. Noi cambiamo argomento, andiamo alla cronaca, alla giudiziaria in particolare, parliamo ancora del presunto stupro di Capodanno. Il giovane indagato per aver abusato della sua amica è stato ascoltato in procura, gli inquirenti avrebbe fornito la sua versione dei fatti. Ci dice tutto Cristina Niro. È stato interrogato su richiesta del sostituto procuratore Francesco Santosuosso, che sta coordinando le indagini, il ventenne indagato per il presunto stupro accaduto la notte di Capodanno nella zona industriale di Campobasso. Cosa sia accaduto e cosa abbia detto l'uomo indiziato del reato consumato ai danni di una delle sue più care amiche non si sa, o meglio, il legale che lo ha accompagnato in questa fase, l'avvocato Maria Assunta Baranello, si è trincerata dietro un incomprensibile e opinabile silenzio. Lui, il ventenne, al sostituto procuratore avrebbe fornito però la sua versione dei fatti, che sono quelli denunciati dalla vittima, ma non solo, perché a carico dell'indiziato ci sono elementi probanti di un presunto abuso certificato dai sanitari dell'ospedale Cardarelli, dove la giovane è ricorsa dopo aver subito la violenza. Relazioni cliniche che parlano del riscontro di lividi compatibili con il racconto fatto dalla ragazza. E poi ci sarebbero le testimonianze degli amici che, ascoltati tutti come persone informate sui fatti, avrebbero raccontato agli agenti della squadra mobile di averli visti uscire assieme dal locale dove avevano ballato fino ad aspettare l'alba. Ancora il sequestro degli abiti di lei, strappati e ridotti a brandelli, come per esempio le calze, poi quelli di lui, la requisizione dell'auto dove sarebbe avvenuto lo stupro. Ci si trova in una fase molto delicata delle indagini preliminari, dove si hanno due diverse e opposte esigenze. Da una parte quella di un ragazzo giovane, amico d'infanzia della vittima, su cui gravano i sospetti di colpevolezza; dall'altra quella degli inquirenti, che vogliono e hanno l'esigenza di capire quanto dei dati raccolti durante le indagini possono confermare la colpevolezza o eventualmente confutarla. Ancora senza esito a Montenero di Bisaccia le ricerche di Donatella Di Stefano, la 42enne che si è allontanata da casa domenica pomeriggio. Ieri una segnalazione da Vasto, sulla quale stanno lavorando gli inquirenti. Ai carabinieri è arrivato un video in cui in lontananza si vede una sagoma che potrebbe essere lei. Ma ascoltiamo tutti i dettagli nel servizio di Giovanni Cannarsa. L'ultima segnalazione arriva da Vasto. Ieri un autista di Montenero di Bisaccia avrebbe notato Donatella Di Stefano camminare nei pressi del lungomare. Si allargano dunque all'Abruzzo le ricerche della 42enne originaria di San Giuliano di Puglia, residente a Montenero di Bisaccia, che ha fatto perdere le sue tracce da domenica sera. Venerdì la morte improvvisa del compagno 57enne con cui condivideva un'abitazione in affitto in via Frentana a Montenero di Bisaccia, e poi domenica l'ultimo avvistamento da parte di un amico nei pressi del santuario della Bisaccia, che si trova anche vicino al cimitero del paese. È da quelle parti che è stata allestita la base operativa per le ricerche. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, il personale del soccorso alpino, i carabinieri del locale comando, i volontari della Valtrigno. La donna ha lasciato il proprio cellulare in casa sotto l'abitazione regolarmente posteggiate, la sua auto e quella del compagno. Non si sa al momento che cosa abbia portato Donatella Di Stefano a far perdere le proprie tracce. La zona del santuario è già stata battuta palmo a palmo. Noi siamo stati allertati nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 17,
e subito ci siamo attivati per venire in supporto ai vigili del fuoco, svolgere i nostri compiti istituzionali di ricerca e soccorso. Fino ad oggi sempre in supporto ai vigili, abbiamo bonificato tutte le aree qui intorno al paese, sempre ricerca di superficie, nella speranza di ritrovare la signora. Ieri anche un elicottero si è alzato in volo a Montenero di Bisaccia, sul campo anche le unità cinofile del 115. Si cercherà di capire se sia verosimile l'avvistamento di Vasto Marina. Sono già stati interessati i carabinieri del locale comando e le unità cinofile potrebbero entrare in azione nel momento in cui la testimonianza sarà ritenuta attendibile. Nelle ultime ore è emerso anche un nuovo particolare che induce gli inquirenti a riprendere le ricerche di Donatella Di Stefano. Un video fatto recapitare ieri pomeriggio i carabinieri di Montenero di Bisaccia, girato da una coppia del posto, che riprenderebbe sullo sfondo una donna vestita di nero nella zona dei Calanchi, un'area impervia già battuta nei pressi del santuario dove ci sono delle grotte. Anche in questo caso si cercherà prima di capire se il video attendibile sia alla ricerca delle persone che lo hanno girato, e poi i cani dei vigili del fuoco potrebbero tornare da quelle parti. La prefettura di Campobasso, oltre alla foto, ha diramato anche un identikit della donna scomparsa, Donatella Di Stefano, corporatura esile, 1,60 m di altezza, capelli neri corti. Al momento della scomparsa indossava una felpa nera, un pantalone nero e degli stivaletti. In mattinata a Montenero di Bisaccia è arrivata anche una troupe della trasmissione di Rai 3 Chi l'ha visto. Non si sa al momento se si possa trattare di allontanamento volontario oppure se la morte del compagno possa aver turbato più del dovuto Donatella Di Stefano, che si sarebbe allontanata perdendo la via di casa. Un giovane di Isernia è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo in radiomobile con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo averlo fermato, i militari lo hanno perquisito. Il controllo si è spostato poi anche presso l'abitazione del giovane. In totale sono stati sequestrati 150 grammi di hashish suddivisi in due panetti, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. La droga e il materiale sono stati sottoposti quindi a sequestro. L'arrestato è stato trasferito presso la propria residenza, dove sconta appunto gli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri di Lucito hanno denunciato un 29enne del posto per maltrattamenti in famiglia. È stato anche segnalato alla prefettura di Campobasso per possesso di droga. I militari sono dovuti intervenire a casa del 29enne perché aveva aggredito la sorella per farsi consegnare dei soldi. Sul posto i militari lo hanno identificato e hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha dato esito positivo, perché in casa aveva nascosto circa 5 grammi di marijuana. Gli atti sono stati trasmessi alla prefettura e alla procura di Campobasso per tutti gli adempimenti. E i carabinieri, sempre della stazione di Riccia però questa volta, e della compagnia di Campobasso, hanno denunciato due uomini di 30 e 40 anni per lancio pericoloso di cose e violenza privata. I due, un salernitano e un boianese, durante i festeggiamenti dell'ultima edizione della Festa dell'Uva, qualche mese fa quindi, da una via soprastante Piazza Sedati, hanno lanciato più volte un'ancora in ghisa del peso di circa 8 kg sulla folla, da un'altezza di circa 3 metri, creando panico e naturalmente molto pericolo. I due hanno anche aggredito un cittadino che li aveva redarguiti naturalmente. Sono stati incastrati grazie alle immagini dell'impianto di videosorveglianza e grazie alle testimonianze che hanno permesso di risalire alla loro identità. Torniamo ai fatti della politica, ci spostiamo a Palazzo Vitale, dove sono ormai operativi Angelo Giustini e Ida Grossi, in particolare il commissario e il subcommissario della Sanità Molisana. Questa mattina hanno avuto un primo contatto con l'intera struttura regionale che si occupa di politiche della salute negli uffici del terzo piano, quindi prosegue il lavoro da poco iniziato dei due commissari nominati il 7 dicembre scorso dal governo nazionale. Sul loro tavolo naturalmente c'è il dossier Molise e la complicata vicenda del piano di rientro della sanità. Parliamo adesso del programma di cooperazione internazionale Interreg IPA, che coinvolge Molise, Puglia, Montenegro e Albania. A Campobasso stamattina un workshop sulla seconda call. Vediamo. A febbraio la pubblicazione della seconda call nell'ambito del programma di cooperazione Interreg IPA-CBC, che coinvolge Molise, Puglia, Montenegro ed Albania.
L'obiettivo è quello di favorire la crescita economica e intensificare la cooperazione nel Basso Adriatico mediante l'implementazione di azioni congiunte tra attori istituzionali e no profit nazionali e regionali, nonché attraverso la promozione di uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile. Quattro gli assi di intervento con a disposizione risorse importanti. Questa è la seconda call dei progetti standard che viene pubblicata sul programma. Ci sono disponibili 13 milioni di euro che sono allocati sui quattro assi. L'asse 1 che riguarda appunto lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese, l'asse 2 il turismo e la cultura, l'asse 3 il rinnovamento energetico, l'asse 4 il trasporto sostenibile. Senta, a chi è rivolta questa call? Questa call è rivolta essenzialmente agli enti pubblici, ai soggetti no profit e non ai soggetti profit, perché appunto è un programma che riguarda essenzialmente le politiche di governance sulla cooperazione territoriale. A Palazzo Vitale stamattina un workshop presso la Sala del Parlamentino introdotto dal Presidente della Regione Donato Toma e dal dirigente regionale Gaspare Tocci. L'obiettivo principale della giornata, le parole del Governatore, è quello di analizzare da vicino e spiegare i contenuti della call che resterà aperta per 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione. Abbiamo pensato pertanto ad un evento informativo e formativo che, partendo dalla presentazione della logica di intervento, delle buone prassi e delle specifiche tecniche della call, illustri le linee guida per la candidatura delle proposte progettuali e per la ricerca dei partner. Riaprire le indagini sul delitto Pecorelli, lo chiede la sorella di Mino, il giornalista originario di Sessano del Molise, ucciso il 20 marzo del 79. A riportare la notizia sulla richiesta di Rosita Pecorelli questa mattina il sito online del quotidiano torinese La Stampa, che precisa come un'istanza sarà depositata alla Procura della Capitale dal legale di Rosita Pecorelli, l'avvocato Walter Biscotti. Nella richiesta si sollecitano i magistrati a riaprire le indagini sulla base di una vecchia dichiarazione di Vincenzo Vinciguerra, un ex estremista di estrema destra. Nella dichiarazione, raccolta dal giudice Guido Salvini nel 92, Vinciguerra sostiene di sapere chi avrebbe avuto in custodia la pistola usata per uccidere Pecorelli. Verbale poi trasmesso alla Procura di Roma, i cui accertamenti non hanno portato a sviluppi investigativi su questo aspetto. L'omicidio di Mino Pecorelli, fondatore, proprietario unico e direttore del settimanale Osservatore Politico, OP, tutti lo conosciamo così, è uno dei casi irrisolti più controversi della nostra storia repubblicana. Edifici sicuri, confortevoli, dotati di ampi spazi all'aperto, come cornice a un'offerta didattica valida e variegata. Il professor Bruno Caccioppoli, preside della Giovanni XXIII di Isernia, mostra alle nostre telecamere le potenzialità della sua scuola. Nicola De Santis. Anche a Isernia è tempo di iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Le porte degli istituti si aprono per accogliere genitori e alunni che vogliano orientarsi nella scelta del futuro scolastico al fine di non commettere errori. Ovviamente le scuole puntano sulle eccellenze per assicurarsi il maggior numero possibile di iscrizioni. Noi siamo stati all'interno della Giovanni XXIII per conoscere le potenzialità dell'istituto diretto dal professor Bruno Caccioppoli. Diverse le sedi in città, tutte antisismiche, particolarmente confortevoli, dotate di ampi spazi verdi per l'attività all'aperto. La Tagliente e l'edificio azzurro a San Lazzaro, l'edificio colorato a San Leucio, in attesa del completamento dell'ex centro anziani di Via Umbria. Il preside Caccioppoli apre le porte dell'istituto alle nostre telecamere per mostrare l'offerta formativa della sua scuola. La prima motivazione è la dirigenza. Io posso assicurare che nei prossimi 6 anni il dirigente resterà qui in questa scuola e quindi in continuità metterà in atto le sue strategie e la sua visione della scuola. Secondo concetto, la struttura. Oggi noi abbiamo una struttura molto bella, sicura da tutti i punti di vista, perché come sapete bene l'edificio blu è molto molto sicuro. L'edificio Tagliente è un edificio a pian terreno e quindi non ha problemi di antisismicità, e il centro anziani, dove stanno continuando e stanno per terminare i lavori, è un centro che ha un IVR molto molto alto, per cui assicuriamo un edificio sicuro. Terzo concetto, abbiamo uno spazio all'aperto
abbastanza grande e molto piacevole. Tant'è vero che i nostri ragazzi quest'anno hanno potuto fare la raccolta degli ulivi, abbiamo un progetto orto e i ragazzi possono usufruire di questo spazio stando anche all'aperto. Quarto ed ultimo concetto è la mia personale impostazione di scuola che condivido con i miei docenti. Io credo nel costruttivismo, credo nei circle time, credo in tutte quelle strategie che fanno sì che il bambino non è un vaso da riempire di informazioni, ma è un bambino, è un ragazzo adolescente che si muove verso il sapere e che vive l'apprendimento come una scoperta, perché io credo fondamentalmente che i ragazzi debbano soprattutto avere come loro attitudine la flessibilità. I nostri ragazzi nel futuro molto probabilmente dovranno cambiare dei lavori, dovranno aggiornarsi su saperi che diventano sempre più spesso obsoleti, quindi i curricoli non devono essere rigidi, noi dobbiamo insegnare la flessibilità, la capacità di cogliere il cambiamento e la capacità di adattarsi. Questi sono i motivi fondamentali per cui io invito le famiglie ad iscriversi alla nostra scuola. Bene, questo era l'ultimo servizio, vediamo adesso le previsioni del tempo. Previsioni del tempo di giovedì 17 gennaio. L'alta pressione inizia a mostrare segni di cedimento, erosa da una saccatura in avanzamento da nord. Nuvolosità in aumento nel corso della serata con possibilità di locali fenomeni sui settori appenninici. Temperature minime in aumento, massime stabili, venti moderati meridionali, mare mosso. Ecco le temperature sui maggiori centri della regione. Campobasso minima 3, massima 7, Isernia 3, 11, Termoli 4, 12, Venafro 4, 13. Bene, ci fermiamo come sempre per qualche secondo, torniamo subito dopo con lo sport. Apriamo con il calcio, la Serie D, il turno infrasettimanale oggi si gioca, andiamo un po' a vedere la situazione di tutte le molisane. Ci spostiamo subito con Nicola De Santis a Trivento, dove si sta giocando Campobasso Sant'Arcangelo. Nicola. E così Rita, siamo giunti al 27esimo minuto nel corso della prima frazione di gioco, sempre 0-0 il punteggio tra Campobasso e Sant'Arcangelo. Gara sostanzialmente equilibrata fino a questo momento, anche se da qualche minuto il Campobasso sta attaccando con maggiore insistenza alla ricerca del gol e del vantaggio contro un avversario tutt'altro che trascendentale. Subito le formazioni, squadra rossoblu in campo con Esposito, Antonelli, D'Amici, Alessandro, La Barba, Magri, Lobello, Marchetti, Di Lauri, Cogliati e Giacobbe. Allenatore signor Bagatti. Risponde il Sant'Arcangelo con Battistini, Aristei, Fabbri, Alexandros, Corbino, Bandioli, Peroni, Pigozzi, Salomi, Fuchi e Bernardi. Allenatore signor Abbondanza. Arbitra l'incontro il signor Zucchetti della sezione di Foligno. Si gioca l'Acqua Santiani di Trivento per la momentanea indisponibilità dell'impianto di Contrada Selvatiana. Circa 200 gli spettatori a fronte di 250 biglietti disponibili per il match odierno, come da indicazioni fornite dalla questura. Fino a questo momento dobbiamo annotare due occasioni per parte. Al terzo minuto Giacobbe con una conclusione dal vertice sinistro dell'area di rigore, pallone sull'esterno della rete che ha dato solo l'illusione ottica del gol. La risposta la formazione romagnola con un colpo di testa di Salomi all'interno dell'area piccola, pallone che ha sfiorato il palo alla sinistra di Esposito facendo correre un brivido lungo la schiena dei tifosi rosso-blu. Al ventesimo poi Fuchi è riuscito a fuggire sulla destra, una volta entrato in area di rigore ha scagliato in diagonale col pallone sul fondo davvero di un nulla. Al venticinquesimo infine una conclusione di Cogliati diretta sotto la traversa, colpo di reni del portiere che è riuscito ad alzare il pallone in angolo. Dicevamo il Campobasso padrone del campo da qualche minuto, anche se l'inizio per la formazione rosso-blu è stato tutt'altro che semplice grazie alla verde mostrata sul campo dalla squadra ospite. In questo momento c'è un fallo laterale in favore della formazione rosso-blu affidata al numero 31 Lobelli sull'asse di destra, siamo all'altezza del centrocampo, pallone che giunge a Giacobbe, il suo controllo è però infastidito da un avversario, ragion per cui il signor Zucchetti di Foligno comanda un calcio di punizione in favore del Campobasso. Sulla sfera c'è il numero 8 nonché capitano del Campobasso D'Amici, apertura a destra per Lobello cerca di superare un avversario, preferisce poi scagliare il pallone centralmente verso
verso Giacobbe. Ancora Lobello, colpo di testa tentato dal numero 61 del Campobasso di Lauri, pallone che resta ancora in zona d'attacco, siamo sulla tre quarti avversaria, il Campobasso tenta di spiegare così la sua manovra offensiva, capisce però tutto un difensore del Sant'Arcangelo, ovvero Fabri, che va anche a subire fallo. Dunque calcio di punizione in favore della formazione ospite, ripeto, risultato punteggio quando siamo giunti alla mezz'ora qui all'Acqua Sant'Anni di Trivento, risultato ancora fermo sullo 0-0 tra Campobasso e Sant'Arcangelo. Linea allo studio se non ci sono domande. Grazie Nicola De Santis, ci spostiamo invece a Isernia, alle Piane, dove c'è per noi in diretta Valentina Ciarlante, parliamo di Isernia Recanatese. Valentina, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio, bentrovati qui allo stadio Lancellotta di Isernia. Le squadre stanno scendendo in campo in questo momento. Il nostro operatore Giovanni Petrone vi sta mostrando le immagini. In questo primo turno infrasettimanale del 2019 si gioca Isernia Recanatese, una formazione, quella avversaria per i biancocelesti davvero ostica, grandi campioni in questo team, su tutti i molisani Andrea Sivilla, che è a quota 11 gol finora, e Davide Borrelli, entrambi di Guglionesi, vecchie conoscenze. Sivilla peraltro ha giocato anche nell'Isernia, ma non solo, c'è Manuel Pera che è l'altro grande attaccante della Recanatese, questi i maggiori punti di forza della squadra di Alessandrini, che è davvero completa. Ma l'Isernia può contare su diversi rinforzi che sono arrivati nel corso delle ultime settimane e che vedremo all'opera oggi sin dal primo minuto. Parlo di Maresca a centrocampo e di Schena in attacco. Rispettate le previsioni che avevamo fatto, Rita, alla vigilia di questa partita, tranne per una delle pedine. Allora vi leggo subito le formazioni. L'Isernia in campo in questa terza di ritorno con Tano, Lenoci, Di Leonardo, Frabotta, Barretta, Cacic, Ciccone, Fazio, Schena, Maresca e Petitti. L'allenatore è Massimo Silva. Vediamo la formazione della Recanatese invece, che si presenta con Sprecacè in porta, gamba corta, Rinaldi, Lunardini, Nodari, Esposito, Pera, Borrelli, Sivilla, Olivieri e Raparo. In panchina c'è il vice di Alessandrini, che ha rimediato una squalifica, quindi è in tribuna, Sergio Spuri. L'obiettivo è quello di vincere, non si nasconde l'Isernia, nonostante l'avversaria sia forte e impegnativa. La Recanatese è anche in cerca di riscatto, perché sabato scorso ha perso in casa contro il San Nicolò Notaresco. Insomma, sarà davvero una battaglia, così piace definire le partite della sua squadra. Silva così definisce le partite della sua squadra. Pochi intimi qui allo stadio Lancellotta, un po' perché è una giornata infrasettimanale. In questo momento lo speaker sta esprimendo le condoglianze di tutti i tifosi, e c'è anche l'applauso alla famiglia Caruso, perché nelle scorse ore è venuto a mancare uno degli storici tifosi dell'Isernia, e quindi c'è l'omaggio in questo momento di tutto lo stadio. Siamo vicini al fischio di inizio. Rita, io ti restituisco la linea, tutti i riflessi filmati questa sera nel TG delle 19:30. Grazie Valentina Ciarlante, buon lavoro anche a te, come a Nicola De Santis. Adesso ci spostiamo a Notaresco. Dovremmo avere in linea con noi Mauro Marinelli, dirigente dell'Olimpia Agnonese. San Nicolò Agnonese si gioca oggi pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Pronto? Sì, ci siamo. Buon pomeriggio a lei. Allora, tutti i dettagli di questa partita. San Nicolò Agnonese con Mauro Marinelli. Sì, la partita ha avuto inizio da circa 60 secondi, davanti a circa 200 spettatori in una giornata primaverile, qui siamo sui 15 gradi. L'Olimpia Agnonese si schiera con Maraolo al debutto come titolare quest'anno per l'Olimpia Agnonese, Vittorio Mazzarani, anche lui Mazzarani all'esordio, Salifu, Albanese, Cassese, Barbato, Araldo, terzo esordio assoluto, Formuso, Ancora e Niang. In panchina Kutmanovic, Corbo, Ballerini, Bisceglia, Gentile, Viarra, Salim, Ribeiro, De Zai e Sorgente.
L'Olimpia Agnone vede l'assenza di due giocatori importanti, quali sicuramente sono Ricciardi e Page, che doveva scontare 7 giornate di squalifica, ne sono state abbonate 2 previo ricorso dell'Olimpia Agnone. Mentre il Notaresco si schiera con Monti, Fabriani, Sieno, Blando, Colonna, Dalmazzi, Liguori, Ducci, Larince, Bontà e Minella. Da notare che la squadra locale gioca con ben 6 calciatori juniores, di cui 2 2000, 2 99 1 90 e 2 98, e tiene in panchina 2 pezzi da 90 che sono Candelori e Moretti. Questo a dimostrazione che è una squadra che fa molto affidamento sui giovani, e nonostante tutta questa età così, diciamo così, giovanile, è terza in classifica del campionato, a dimostrazione che alcune volte con il coraggio si riesce ad ottenere anche dei risultati prestigiosi, spendendo sicuramente non cifre esorbitali. Posso restituire la linea. Quando sono passati 3 primi dall'inizio della gara, nessuna notizia degna di cronaca in questi primi 200 secondi, restituisco la linea. Grazie a Mauro Marinelli per il suo contributo in diretta con noi da Notaresco, dove si sta giocando San Nicolò Agnonese. Su questa e le altre partite che vedono impegnate le molisane, ve lo ricordo: Isernia Recanatese, alle Piane di Isernia, e Campobasso Sant'Arcangelo a Trivento. Tutti i dettagli, i risultati e i commenti nell'edizione di questa sera delle 19.30. Cambiamo adesso argomento dal calcio al basket, perché il premio Ussi è stato assegnato, il premio Ussi Molise è stato assegnato alla Magnolia. Il servizio. La clubhouse della Magnolia Campobasso ha ospitato ieri sera la cerimonia di assegnazione del premio Ussi 2018, il riconoscimento tributato dall'Associazione della Stampa Sportiva Regionale. È stato accolto con grande entusiasmo dai vertici del club rossoblù presenti nella circostanza. In sala, tra gli altri, anche il presidente della Lega Basket Femminile Protani ed il numero uno della FIP Molise Lombardi. Da parte del presidente del team rossoblù, Antonella Palmieri, grande soddisfazione. Siamo onorati di aver ricevuto il premio, ha detto, perché arriva dalla stampa sportiva qualificata e che ha un ruolo di critica costruttiva nei confronti del lavoro delle società. Alla cerimonia era presente anche il coach Mimmo Sabatelli e la squadra al gran completo, oltre al main sponsor, la Molisana, rappresentata da Rossella Ferro. Nella clubhouse pure l'assessore allo sport Vincenzo Niro, il presidente della provincia e sindaco di Campobasso Antonio Battista, l'assessore comunale allo sport Rubino, al tavolo anche il presidente dell'Ussi Molise Mauro Carafa, il consigliere nazionale della sigla Antonio Fatica e il numero uno di Assostampa Molise Giuseppe Di Pietro. Parliamo adesso dei campionati nazionali universitari 2019, perché sono stati definiti i tabelloni preliminari per le 3 selezioni del CUS Molise. Il servizio di Vincenzo Ciccone. Saranno 3 i team del CUS Molise impegnati nel tabellone di qualificazione degli sport di squadra per i campionati nazionali universitari 2019 che si svolgeranno all'Aquila. Gli studenti atleti dell'Unimol saranno di scena nel calcio, nel futsal e nel volley maschile. Per il calcio, il doppio confronto di accesso alle fasi finali sarà contro il CUS Tor Vergata, con andata in Molise l'11 marzo e ritorno previsto a Roma per il 3 aprile. Nel futsal, invece, più lungo il cammino verso l'Abruzzo. 2 turni in previsione. Nel primo ci sarà il doppio confronto con Foggia, andata al Pala Unimol il 26 febbraio e ritorno in Puglia il 12 marzo. Poi, in caso di successo, spazio alla sfida decisiva contro la vincente di Potenza Bari, con prima sempre in casa. Nel volley, infine, il sestetto Ateneo è stato inserito in un raggruppamento a 3 con Modena e Brescia. Per il CUS Molise, spettatore della prima giornata del 12 marzo, confronti in programma il 26 marzo e il 9 aprile. Era davvero questo l'ultimo servizio per questa edizione del telegiornale. Io vi ringrazio per aver scelto l'informazione di Teleregione e vi do appuntamento alle prossime nostre finestre informative, a partire da quella delle 19.30.